del nostro Napoli, un Napoli che purtroppo cade tra le proprie clamorose ingenuità e riesce a pareggiare al 94esimo minuto contro il Sassuolo dopo essere riuscito a rimontare lo svantaggio. Quello che è certo è che i due punti purtroppo sono persi e allontanano sempre di più gli azzurri dalla Champions. Cerchiamo di capire come sta il Napoli attraverso i nostri ospiti, i miei amici e colleghi. Il buongiorno ad Angelo Cirasa in collegamento. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Gianluca Imparato, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno anche ad Angelo. Dunque Angelo, poteva essere la svolta della stagione, invece il Napoli lascia, insomma, perde questi due punti davvero determinanti per il rilancio in ottica Champions. Assolutamente sì, una partita buona solo per aggiornare le statistiche di Insigne, diciamo la verità, che raggiunge con questo 77esimo gol in Serie A Attila Sallustro, ben poca cosa. Potevamo avere due punti in più, ma ormai questa squadra inspiegabilmente fuori casa le perde tutte. Una squadra che dà ancor più rammarico, perché nei singoli, almeno in alcuni, appare migliorata. Si vede che la qualità di alcuni giocatori indubbiamente influisce sui risultati, ma i risultati finali sono un disastro ancora una Angelo. Volta. Un campionato in cui potevamo veramente giocarcela. Ma secondo te un match, Angelo, secondo te un match tra l'altro che Napoli avrebbe meritato di vincere oppure no? Ed è per questo motivo che forse questi tre punti valevano davvero d'oro. Valevano d'oro perché non meritavamo di vincere. Per una volta avevamo avuto un colpo di fortuna, diciamo la verità, di arrivare quasi fino in fondo, ma ancora una volta errori dei singoli. E bisogna dire però qui, è vero che è colpa di Manolas, è vero che è colpa di Bakayoko che perde una palla sanguinosa. Magari però anche colpa di Koulibaly che se l'ha fatto insomma a manire della partita. Non voglio accanirmi, ma è colpa di Gattuso che anche contro l'Atalanta cambia giocatori negli ultimi minuti quando tutte le regole proprio si impara nei dilettanti che durante i calci d'angolo e negli ultimi minuti quando la squadra è in queste condizioni non si fanno quelle sostituzioni, soprattutto in difesa. Soprattutto in difesa, Gianluca, volevo conoscere anche il pensiero Angelo di Gianluca, perché effettivamente Napoli ha commesso, diciamo, prima clamorose ingenuità, colpa probabilmente di Gattuso anche in questi cambi magari inopportuni, proprio nel momento in cui sono stati decisi, ma anche l'autogol, siamo veramente all'ABC, Gianluca. Guarda Mario, purtroppo sono errori che non abbiamo visto per la prima volta solo ieri, sono errori che sono sinonimo di una poca tranquillità da parte di tutto il gruppo, e Angelo mi ha tolto le parole di bocca prima, e la colpa è anche e soprattutto di Gattuso, che prima mette i sei a sinistra in un ruolo in cui purtroppo sicuramente non eccelle l'albanese, e poi ancora una volta cambia un difensore per un difensore all'82esimo. Esatto, perché senza Gattuso nemmeno cambia un difensore senso. E il Napoli in quel caso subisce gol, quindi è esatto, stato un erroraccio. Esatto, ma poi mettere Manolas che non giocava da un mese, rientra così a freddo, deve difendere un risultato comunque molto importante, tu lo metti al posto di un Maximovic che di certo non ha fatto ancora una volta la gara migliore della storia, però comunque era riuscito a ritornare un po' in forma durante il match stesso, quindi non aveva nessun senso e quindi sono errori Angelo, di poca Angelo, se colpa di Gattuso, cosa dovrebbe fare secondo te Gattuso affinché il Napoli non cada più in questa ingenuità? E quindi ritorniamo nuovamente sul ruolo che il mister ha all'interno della squadra azzurra. Io credo che non riesca più a fare molto, deve affidarsi alla buona sorte, affidarsi come ormai facciamo da lungo tempo alle giocate dei singoli, quando a Zielinski riesce un doppio passo, quando a Insigne riesce un tiro a giro, quando tornerà, speriamo presto, Lozano, uno dei suoi scatti, allora il Napoli che ha una grandissima qualità nei singoli, diciamo la verità, il Napoli potrebbe giocarsela tranquillamente con l'Inter, con la Juventus, col Milan per le primissime posizioni, allora il Napoli riesce anche a vincere qualunque partita, però non c'è gioco, quando non hai gioco e non hai la concentrazione, la determinazione, si è visto in ogni partita, soprattutto nelle ultime settimane, ma ormai negli ultimi mesi, il Napoli perde o pareggia oppure vince con un colpo di fortuna, e questo è il problema, che Gattuso ormai non ha più la capacità di dare la scossa,
appare un allenatore anche lui sconfitto nella postura proprio, si vede che è un allenatore rassegnato, deve arrivare ormai alla fine della Angelo, stagione. parlavi appunto di Insigne, ecco, magari lui che è riuscito magari di uscirne bene, è un eufemismo, però l'individualismo è quello che adesso non vogliamo, non ci aspettiamo comunque dalla squadra azzurra, però sicuramente il comportamento di Insigne ieri è stato anche sinonimo ancora di tensione e di mancanza di serenità all'interno del gruppo, perché Insigne è uscito restituendo un calcio al cartellone, apostrofando in maniera un po' negativa i compagni. Che segnale è questo? Non c'è davvero serenità all'interno della squadra, non c'è davvero la squadra, ma il singolo solamente prevale. Ma io non credo che sia del tutto così. È uno sfogo di un calciatore che ce l'aveva messa tutta. Il povero Insigne sta cercando di fare il capitano, di fare il trascinatore. Non è nelle sue corde, lo sappiamo, non è il suo modo di essere, però si sta sforzando e sta cercando di fare tutto il possibile, anche il rigore all'ultimo minuto. Segnato con freddezza, è lo sfogo di un calciatore ormai rassegnato, ha capito che purtroppo questa squadra può anche raggiungere il quarto posto, ma al di là dei 5 punti che ci distanziano dal quarto posto, sono le 2 o 3 squadre, perché la Lazio deve ancora giocare una partita, come noi d'altronde con la Esatto. Juventus. Però noi con la Juventus e la Lazio col Torino c'è una certa differenza, C'è io una direi. certa differenza. Intanto volevo far, insomma, conoscere anche il pensiero di Gianluca, perché abbiamo perso, diciamo, prima anche 2 punti determinanti come quelli di ieri, oppure con lo Spezia, che alla fine potrebbero, insomma, ci avrebbe potuto far passare nell'eventuale qualificazione Champions. Assolutamente sì, Mario, hai detto bene, sia i punti persi ieri che quelli con lo Spezia sono punti che alla fine incideranno sulla qualificazione o meno del Napoli in Champions, anche perché il Napoli in questo momento ha un grosso problema, perché domenica c'è il Bologna e va bene in casa, il problema è c'è un trittico della morte contro Roma, Juve e Milan, da cui dipenderà molto delle sorti del Napoli in campionato, e questo Napoli che abbiamo visto in queste giornate, molto fragile dietro e molto altalenante nelle prestazioni, uscire bene da questo trittico sarebbe non un Bisogna miracolo di più. aspettare, ecco, il trittico è importantissimo innanzitutto il match contro il Bologna, perché diventa determinante anche questo in primis per poi comprendere come poi si evolverà la squadra. Assolutamente sì, vincere col Bologna non dico che deve Diventa essere determinante determinante, assolutamente. se vogliamo, ecco, conquistare l'ottica Champions, Assolutamente naturalmente. sì, però ti ripeto, il problema viene dopo, perché tu poi hai questo trittico, è pur vero che dopo praticamente non è più big match se non contro Inter e Lazio, quindi da lì in poi dovresti vincere tutte le partite, però vinciamo prima col Bologna e poi magari riusciamo in un'impresa insperata in Come questo trovi questa trittico. squadra, Gianluca? Serena al momento, No, considerando lo sfogo di Insigne? Serena sicuramente no, ci sono tensioni, abbiamo visto ieri Insigne, sia verso i compagni di squadra sia verso l'allenatore giustamente, ma si vede dai giocatori quando scendono in campo che non sono tranquilli, quando il Napoli prova a costruire dal basso, abbiamo visto ieri la differenza col Sassuolo, il Sassuolo usciva con una tranquillità disarmante dalla propria area di rigore, dalla propria metà campo, invece il Napoli ha proprio paura, si vede proprio la paura nei giocatori di fare qualcosa. Abbiamo solo un minuto, vorrei far commentare entrambi di cosa avrà bisogno il Napoli, su cosa dovrà puntare Angelo e il Napoli, perché comunque aspettiamo e attendiamo tutti gli assenti che sicuramente rientreranno e potranno restituire il respiro al Napoli. Beh, per il trittico speriamo che Osimhen e Lozano comincino ad affacciarsi in campo. Sono determinanti, visto che non abbiamo gioco, però in contropiede Osimhen e Lozano sanno farsi valere, sono giocatori di grandissima qualità che possono compensare le difficoltà della squadra in questo momento. Speriamo anche in un orgoglio di tutti i calciatori che fra l'altro stanno perdendo in quotazione, c'è anche un problema grosso di quotazione di questa squadra, non facciamo crescere nessun giovane, siamo forse l'unica squadra che non mette un under 21, un under 23, il povero Cioffi, Zedatka, io l'avrei provato in queste partite, persa per persa, e poi comunque bisogna vincere in primo Bisogna luogo, vincere, cioè, è l'unico esatto. L'ultima modo. battuta, Gianluca.
Per me deve tornare Lozano. Lozano ha già regalato tanti punti al Napoli, ha le ha tolte le difficoltà, quindi Aspettiamo Lozano, intanto sempre Forza Napoli. Grazie ad Angelo Cilasa e Gianluca Imparato per essere stati con noi. Pubblicità, ci ritroviamo con il Cucinando con MD. Restate con noi.